Le immagini delle webcam del centro turistico del Gran Sasso parlano chiaro. Non c'è neve, ma c'è il sole. Partita l'8 dicembre con numerose presenze, la stagione invernale della stazione di Campo Imperatore non è mai decollata, anzi è stata bloccata a causa delle alte temperature. La stazione è pronta, abbiamo anche aperto, l'8 abbiamo aperto al pubblico, abbiamo avuto neve quindi si è sciato, abbiamo avuto 800-900 persone su e poi dal giorno dopo ha cominciato ad alzarsi la temperatura, a piovere, condizioni difficilissime e quindi abbiamo dovuto richiudere perché la neve non è più praticabile, cioè non c'è. E adesso aspettiamo che qualche perturbazione che ci dia una mano. Per il momento siamo chiusi. I 18 lavoratori stagionali del centro turistico del Gran Sasso per ora rimangono a casa e questa è la prima conseguenza. Ma la situazione è difficile anche per gli altri 15 dipendenti, impianti chiusi e quindi poche attività da svolgere. Le temperature al di sopra della media stagionale e la pioggia copiosa nell'ultima settimana hanno spazzato via la poca neve presente sulle piste. Una situazione preoccupante per Dino Pignatelli, amministratore del centro turistico del Gran Sasso. Adesso gli stagionali gli abbiamo dovuto sospendere il contratto. E i fissi stanno in ferie, stiamo cercando di evitare spese che non potremmo sopportare, quindi stiamo cercando di salvare il salvabile, pensando pure ai dipendenti che pure loro giustamente devono lavorare. Mi dispiace per gli stagionali, ma purtroppo la stazione non è aperta, quindi avremmo personale inutilizzato. C'è interesse, c'è richiesta, continuano a chiamare, a chiedere, però purtroppo non possiamo essere disponibili perché la stazione è impraticabile, insomma, non c'è neve.